incontro. Quest'anno abbiamo deciso di fare ancora diverso dall'anno scorso. Piano piano ci troviamo tutti qui, vicino a questo re di pietra straordinario, simbolo della nostra forza, della nostra identità, ma anche della nostra libertà. Se la Padania non è solo un sogno, di qua parte una rinnovata forza politica che siamo noi, e ci muoveremo con forza e con coraggio per fare le azioni che devono essere fatte. La parola alla Presidente della Provincia, Gianna Gancia. Ciao a tutti, grazie di essere qua. Voglio un grande saluto per il nostro Presidente Umberto Bossi. Essere qui oggi, e io ringrazio tutti per essere qui, e vi abbraccio, e un abbraccio, siamo in questa cornice bellissima e portiamo avanti la nostra battaglia. La tenacia e il coraggio delle idee sono la nostra forza. Io credo che oggi è una giornata importante. E lascerò la parola ovviamente a chi rappresenta il movimento a livelli più alti. Vorrei solo fare una cosa, perché siamo in provincia di Cuneo, e chiamare qui i lavoratori dell'Ilva e della Riva Acciaio. Esatto, se venite qua sul palco. Credo che sia il momento per la Lega di riprendere la rivoluzione liberale iniziata tanti anni fa, per riportare il lavoro al centro. Il lavoro è stato considerato quasi, non è stato più considerato un bene negli ultimi anni, e credo che quello che è successo negli ultimi giorni sia un crimine contro l'impresa italiana. Non esiste nessun paese al mondo che non fa distinzione, indipendentemente dalle colpi, tra l'impresa, che sono un bene collettivo di tutti i lavoratori, e gli azionisti. Questa non è una semplice disquisizione giuridica, ma è il dramma che vive il paese. E se noi dobbiamo ripartire come Lega e come Padania, dobbiamo ripartire dalle imprese, e le imprese sono anche i lavoratori, soprattutto i lavoratori che costituiscono un patrimonio della collettività. Quindi io chiederei di dire due parole ai lavoratori della Riva Acciaio, e esprimo loro la nostra solidarietà. Credo che la Lega non possa permettere che vengano bloccati degli impianti, lo ribadisco, che stanno lavorando. Non possiamo continuare a fare in modo che ci vengano portate via tutte le imprese. Gli imprenditori scappano, e anche i lavoratori. Non possiamo vivere tutti di soldi e sussidi pubblici, questo deve essere chiaro, e credo che la Lega debba riprendere fortemente a difendere le imprese, viste come bene della Padania. Grazie dell'invito. Per noi, a differenza, cioè non abbiamo problemi di sorta né problemi di colore per poter manifestare. Chiunque ci darà la possibilità di poter portare avanti le nostre rimostranze, e comunque l'incazzatura che abbiamo a livello di aziende, perché poi alla fine Riva Acciaio Lesegno è un'azienda di 250 lavoratori in una valle dove c'è la desertificazione per quanto riguarda le fabbriche, le aziende, ci sono una crisi pazzesca che sta coprendo la provincia di Cuneo, e questo proprio non ci voleva, come non ci vuole per tutte le altre aziende consociate, che sono quelle della Val Camonica, che sono quelle del territorio di Verona e altre, che sono tutte, e di Varese, e sono tutte
aziende sane, aziende che potevano essere tranquillamente a proseguire il suo lavoro da sole, potevano andare avanti in autonomia e che per decisione di altri sono state bloccate. Sono di altri nel senso che l'azienda nel giro di un quarto d'ora comunque ha comunicato a tutte i delegati, ha comunicato nel giro dalle 3 alle 3 e mezza della giornata di mercoledì che avrebbero sospeso l'attività causa il sequestro dei beni mobili e immobili, non erano più in condizione di darci il lavoro e non erano più in condizione di pagarci i nostri stipendi. Hanno messo tutti in libertà, dal giorno dopo non siamo più dipendenti Riva, non siamo più tutelati da nessuna cosa, senza contributi siamo come le pietre che ci sono qua dietro che girano. Quindi questa è una cosa assurda, è una cosa che ci sentiamo di dire assurdo in tutto e per tutto e non colpisce solo esclusivamente le famiglie dei 1500, perché questi sono i dipendenti che diretti, però abbiamo tutte le ditte di appalto, dai trasporti ai servizi di pulizia, ai servizi della mensa, tutte le aziende che hanno lavorato nella fermata estiva per fare in modo che gli impianti fossero a posto e potessero partire e che in questo momento rischiano di essere chiuse o comunque in gravissima difficoltà per il fatto che il blocco dei beni, il blocco di questo ha portato la possibilità di pagare anche le ditte esterne che hanno lavorato. Questo è gravissimo. Noi ringraziamo tutti quelli che si stanno operando anche a livello ministeriale, regionale, è già stato anche predisposto un tavolo in regione per martedì e di questo siamo, la sollecitazione che c'è stata, ripeto, la ringraziamo assolutamente. Sappiamo che c'è già convocazione a Roma per aiutare, noi però chiediamo, non chiediamo ammortizzatori sociali, chiediamo di poter tornare a lavorare nel nostro posto di lavoro, perché è per questo che ci pagano, per lavorare, quindi abbiamo bisogno che vengano sbloccati in qualsiasi modo i fondi, in modo che ci sia l'agibilità all'interno delle fabbriche per poter lavorare e tutti riprendere vita normale e rincuorare anche le famiglie nostre che comunque a casa sono molto in apprensione. Grazie mille. Grazie. Possiamo fare adesso dei... Avete visto la posizione dei lavoratori e quella chiedono il lavoro e non di vivere di sussidi, ma di lavorare. Allora, adesso tocca a me presentare il nostro segretario nazionale e quello che ci ha regalato un sogno, anche se in un momento forse più difficile del dopoguerra, l'aver essere andati alla regione Piemonte e la vittoria la si deve a tutti, non era, era solo poco tempo fa e lo ringraziamo anche per l'impegno che sta approfondendo anche per la provincia di Cuneo, il segretario presidente della regione Roberto Cota. Bene. Ci ritroviamo oggi per riflettere un po' e per riflettere sulla nostra identità, su quanto la nostra identità sia minacciata, su come ci sia bisogno di riaffermarla e di rilanciarla, di conquistarla la nostra identità. E l'esempio della Riva è emblematico. Cioè, se uno dovesse arrivare qui con la mente sgombra, senza sapere niente di quello che sta succedendo, dice: ma noi dove siamo? Nel paese delle banane? No, perché dico nel paese delle banane? Perché qui non abbiamo uno stabilimento, almeno per quanto riguarda il nostro territorio, ma lo stesso è anche per quanto riguarda gli stabilimenti in Lombardia e in Veneto, che non funziona, cioè che non ha lavoro, che non ha commesse. Qui abbiamo uno stabilimento che funziona, che ha commesse, che ha lavoro, che ha anche grandi opportunità, che può dare grandi opportunità al territorio. E perché si ferma questo stabilimento?
perché un giudice decide di fare un provvedimento di sequestro preventivo. Cioè, ma vi rendete conto? E poi in conseguenza di questo abbiamo un governo che resta lì attonito, non sa quello che deve fare. Dichiarazione di circostanza, vedremo, faremo. C'è addirittura il segretario del PD che è stato un sindacalista, Epifani, che tra poco se la prende con i lavoratori, no? Perché dice che praticamente l'imprenditore, che è colpa dell'imprenditore, quindi del sistema, dell'azienda, poi c'è l'imprenditore, ci sono i lavoratori, tra poco se la prenderanno anche con loro. Ecco, questo è, dicevo, un paese delle banane, non può esistere una cosa del genere. Allora, quando noi diciamo che vogliamo costruire la macro regione del nord, vogliamo costruire una comunità fatta da Piemonte, da Lombardia e da Veneto, dove una comunità autonoma, dove qui si possa decidere del nostro futuro, vuol dire costruire una comunità autonoma dove si possano anche affrontare i problemi delle nostre aziende, dove si possa avere un sistema fiscale che non renda impossibile l'esercizio dell'attività di impresa, dove si possa costruire un sistema dove non si debba aver paura del provvedimento di un giudice, che peraltro non è neanche un nostro giudice, che ti blocca l'attività. Perché vedete, questo tipo di danno non è soltanto un danno che si crea per i lavoratori, no, perché è un danno che si moltiplica, perché io con le poche risorse che abbiamo a disposizione come presidente della regione posso varare tutte le misure che mi immagino per cercare di attrarre degli investimenti e di sviluppare posti di lavoro, ma un imprenditore straniero secondo voi che cosa fa? Decide di venire qui o si spaventa, si intimorisce di fronte a cose del genere? E la nostra identità è anche la difesa dei valori fondamentali, che sono quelli del lavoro, che sono quelli della libertà di impresa, quella di poter essere competitivi. Non è che l'imprenditore piemontese è deficiente e non è capace di vincere le sfide, soltanto che non può vivere in un sistema dove c'è uno Stato centrale che con le catene ti strangola ogni giorno di più, finché proprio non hai più respiro. Noi dobbiamo ribellarci, dobbiamo reagire a questo. E io sogno veramente che qui da noi possa soffiare un vento come quello che è soffiato che sta soffiando in Catalogna. I nostri ragazzi sono andati questa settimana, in occasione dell'11 settembre, sono andati a Barcellona. Lì soffia un vento di libertà. Guardate che poi le idee, quelle che sono le idee giuste, circolano, arrivano, gli obiettivi si centrano se sono obiettivi giusti. E anche noi qui dovremo avere la possibilità di combattere per questo e di realizzare il nostro sogno. Io sogno un referendum dove si possa decidere sulla nostra autonomia, un referendum dove si possa decidere sul fatto che le nostre entrate tributarie rimangano qui sul territorio. Noi abbiamo delle regioni a statuto speciale, ma perché noi non possiamo essere a statuto speciale? Cosa abbiamo noi di meno degli altri? Non abbiamo niente di meno rispetto agli altri. Allora va bene fare tutte le riforme, far funzionare la sanità, io sono perfettamente d'accordo, che mi sento anche la responsabilità di quello che ho trovato. Devo dire, non è che il Piemonte può essere governato come una regione del sud, perché così era. Allora voglio che sia governato come una regione del nord, però detto questo e fatti tutti questi sforzi, noi abbiamo bisogno d'altro, abbiamo bisogno che lo Stato la smetta di portarci via tutte le nostre risorse. E guardate che poi c'è in gioco anche un'altra partita che viene cancellata, un po' viene offuscata, che è quella legata al tipo di società che ci vogliono imporre, che vogliono costruire. Hanno nominato un ministro per l'immigrazione, per l'integrazione. Io non voglio discutere, io voglio discutere di contenuti.
Allora parliamo di contenuti. Da quando si è insediato questo governo, hanno detto che bisogna dare la cittadinanza a tutti, cioè chi arriva sul nostro territorio soltanto per il fatto di nascere qui deve avere la cittadinanza, questo è lo ius soli. Hanno detto che si deve abolire il reato di immigrazione clandestina, quindi hanno mandato il messaggio, hanno mandato il seguente messaggio: venite tutti qui, tanto noi non mettiamo alcuna regola. Uno dei risultati è stato quello di far aumentare gli sbarchi. Gli sbarchi sono ripresi e perché evidentemente tutti pensano di venire qui perché tanto noi non mettiamo regole all'immigrazione. Questo è sbagliatissimo. Noi dobbiamo reagire a questo e dobbiamo anche andare in giro a testa alta, altro che razzisti, altro che razzisti. Ma se tu hai una casa dove hai una stanza sola libera, non è che puoi ospitare 100 persone, ne potrai ospitare 3 o 4. Devi mettere delle regole. Questo è il concetto vero di integrazione. L'integrazione è che quando uno arriva rispetta le nostre leggi, usi, costumi, tradizioni. Questa è l'integrazione. Allora insegniamola noi agli altri la integrazione. Guarda caso dove governiamo noi c'è l'integrazione, dove governano loro non c'è l'integrazione. Le statistiche dicono questo se poi vai a leggerle. E poi questa idea della società multiculturale. Che cos'è l'idea della società multiculturale? È che la nostra cultura non va difesa, perché tanto la nostra cultura non conta niente. Il nostro sistema di valori non conta niente. Può arrivare qualcun altro e sostituire al nostro sistema di valori un altro sistema di valori. E no, così non funziona, Perché qui c'è tutto un portato di usi, costumi, tradizioni, storia, rispetto della donna, il valore dell'uomo, della personalità, tutto questo è il nostro sistema che noi ci siamo conquistati e che dobbiamo assolutamente difendere. E allora quando e poi le conseguenze di questo si vedono subito, no? Non so se avete visto l'altra settimana che adesso bisogna sostituire anche il nome di mamma e papà, bisogna mettere genitore 1 e genitore 2. E certo, questa è la conseguenza logica, no? Se tu fai franare tutta la nostra cultura, la nostra identità, allora non avrai neanche i punti fermi. Oltre il punto fermo della festa la domenica, il punto fermo del Natale, non hai neanche il punto fermo della mamma e del papà. Perché questi sono concetti che si possono superare. Attenzione bene, attenzione, che per questo vale la pena di venire al Monviso, certo. Io preferisco venire al Monviso a riflettere sulla nostra identità che sentire dire che bisogna superare il concetto di mamma e di papà e utilizzare genitore 1 e genitore 2. Allora qui noi dobbiamo ripartire, certo, ripartire noi non siamo mica, diciamo, stesi, siamo pimpanti e dobbiamo risvegliare nella nostra gente questo senso della identità che non ha colore politico, non ha colore politico. Qui non è questione di destra o di sinistra, qui è questione di far uscire la nostra piemontesità, di far uscire il fatto che siamo gente del nord. Quando qualche giorno fa hanno con un tratto di penna cancellato tutti i piccoli tribunali, non è soltanto la questione dei tribunali. Io ho visto tanti sindaci, anche di sinistra, sdraiarsi per terra per difendere i loro diritti. E questa cosa mi ha dato un'energia nuova. Perché ci sono tutte le condizioni, gli altri che cosa dicono? Non parlano di niente, la politica non può essere soltanto Renzi che va in televisione e fa il bell'imbusto, non è quella la politica, non è quella la politica che ci ha insegnato Bossi, non è quella la politica che noi portiamo avanti, noi leghisti, noi portiamo avanti un progetto, quel progetto è giusto. Prima o poi ci arriveremo, dobbiamo avere la forza del sorriso e la capacità di spiegarlo alla gente. Piemont liber!
Grande il nostro segretario nazionale, accompagnato qui come Regione Piemonte anche da Riccardo Molinari e Federico Gregorio. Ecco, io chiamerei qui adesso il nostro responsabile organizzativo federale, il senatore Roberto Calderoli. Pronto, pronto. Dove sto Calderoli? Morivo della voglia di indossare quella maglietta mia, visto che il Corriere della Sera mi ha sparato in prima pagina, l'ha procurato. Sai cosa vuol dire quella cosa? Vuol dire che quando siamo andati sul Po abbiamo dato una scintilla nell'Europa oscura degli stati-nazioni che avevano creato l'Europa. Hanno creato l'Europa utilizzandola per poter andare avanti con la loro oppressione. Parlo di Italia, parlo di tanti paesi, però i popoli sono duri a morire, hanno identità, hanno tradizione, hanno leggende, tutte cose che le tengono assieme, hanno lingue a volte. Noi purtroppo ce le siamo fatte portare via. La scuola è servita non tanto per aiutare quelli che non sapevano leggere né scrivere, ma è servita anche a cancellare le lingue locali, ovunque. Sono cose che qualcuno di voi, come me, a scuola ha preso dei brutti voti perché c'è, le idee sono buone, ma c'è un'espressione dialettale gravissimo, un crimine contro l'Italia. 4, 3, sempre così. Io una volta la mia insegnante mi chiamò e mi disse: boss, puoi far vedere tua madre domani, va bene? Mia madre Valeria gli fa un parecchio, suo figlio ha abbastanza idee, ma ci sono delle espressioni dialettali nei temi, molto grave. Signora, ma voi parlate in dialetto a casa? Per forza. Mia madre va a casa, lo dice a mio padre, che il giorno dopo si presenta a scuola. Lì mi vergognavo un po' perché cominciò a gridare: signora, se non le va bene la nostra lingua, pigli la valigia e ritorna dove viene. Io ero piccolino, mi vergognavo un po', perché, però a distanza di tempo devo ammettere che vedevo lontano, aveva capito che... E d'altra parte un poeta siciliano ha scritto una bella frase: un popolo che quando perde la sua lingua, un popolo è morto per sempre. Io mi auguro che non sia morto per sempre, che sia imbambolato per un po' di tempo, ma poi riprende. E questo me lo fa pensare tutto quello che sta avvenendo in Europa. In giro, 400 km di catena umana a Barcellona, in Catalogna. Già i segnali c'erano tutti. Anni fa andai a Barcellona, sul porto d'ingresso c'era scritto Catalogna no è Spagna. Diciamo, se le strade parlano, sono il libro dei popoli, quel che dicono le strade prima o dopo si realizza. La Padania si realizzerà, verrà, perché popoli come, grandi popoli come il catalano, come lo scozzese, sono in marcia. E proprio da questi poveri ho ricevuto telefonata: boss, ci devi dare una mano a raccogliere le firme. Stiamo raccogliendo le firme perché l'Europa abbia un milione di firme. Diciamo che non ci ha raccolte molto. L'Europa faccia una legge per cui i popoli, quando vogliono, possano ricorre al referendum di autodeterminazione, quello che prima diceva cosa, referendum di autodeterminazione. E quindi noi dobbiamo mettere in quei gruppi, con quei popoli, quelli che amano la libertà, quelli che lottano con la libertà. Non sono conciati come noi siamo conciati con Roma, siamo molto conciati peso dalla Scozia, con l'Inghilterra e dalla Catalogna con la Spagna. Non preoccupate se la Spagna ha mai il referendum di per forza. La Catalogna è quel che è la Lombardia per l'Italia, è quello che permette a Roma di andare avanti.
Dice, certo, uno se guardi, mamma, sono venuti 2000 anni fa i romani e sono qui ancora. Come mai non li abbiamo ancora scaricati? Diciamo, non c'è mai stata la coscienza precisa di cosa era schiavitù. Oggi sappiamo cosa era. Roma non è nostra amica, è amica del nostro portafoglio, di un'altra cosa. E quindi, mentre voglio dire due parole per gli operai, guardate, io so che riceverete un fortissimo aiuto da una categoria, gli autotrasportatori, i camionisti, che logicamente sono arrabbiatissimi perché hanno quelli che avevano i contratti di lavoro, anche loro saltano per aria. C'è una nave in alto mare, carica di acciaio, che non sbarca mai, l'acciaio che ha su. I camionisti sperano che di poter andare avanti a lavorare se la nave sbarca. Quindi è un progetto, un brutto progetto. Le fabbriche chiudono, tutti sapevano che Taranto era inquinata, tutti, anche i politici, solo che tacevano perché rischiavano di perdere voti se succedeva qualcosa, per cui perdevano posti di lavoro. Tutti vedevano le nuvole nere di nebbia in città da tanti anni, tutti zitti. Adesso è saltato fuori e logicamente interviene la magistratura. Come mai non è intervenuta prima? E come mai non ha dato un po' di tempo? Riva, ti diamo un anno per mettere a posto i depuratori e quant'altro della tua parte. Se invece espropri, allora vuoi dire che spingi verso la chiusura delle imprese. Questo non va tanto bene. La conseguenza è che non è solo per Taranto, è ovunque. In Lombardia mi pare che chiudano, al nord chiudono 11 imprese, parecchie. Anche in provincia di Varese, dove abita Riva, vicino a Saranno, chiudono le imprese, via. Sono diverse le imprese. Però il grosso aiuto ve lo darà lo sciopero dei camionisti. Verrà bloccato tutto il paese dallo sciopero. Ricordate, il Cile è saltato per aria grazie proprio allo sciopero dei camionisti. Non dimenticare la storia. La storia può sempre ripetersi. Sono contento che Cota hai mandato qualcuno, ti sei un po' svegliato, hai mandato qualcuno in Catalogna durante la manifestazione. Però poi hai detto un errore, hai detto una cosa che mi fa venire il dubbio che forse non hai capito bene. Parli di macro-regione. La macro-regione si farà quando? Una catena di uomini, catena umana di uomini, andrà da Torino a Milano e da Milano a Venezia, allora sarà fatta la macro-regione. Ma se non preparate le cose, come sperate che possano venire da sole? O sperate, siete impazziti, sperate forse che Roma, che il centralismo italiano vi dia quelle cose? Mai le darà, mai. Il centralismo italiano esiste perché parli di cultura, di identità, di storia e di tradizione. Ricordati bene che i dialetti sono scomparsi secondo un progetto scientifico, utilizzando la scuola, certo, ma anche utilizzando l'esercito italiano. Diciamo, quando l'esercito italiano arrivava nelle aree di confine, gli abitavano Varese, cambiava subito il nome del paese. Se il nome non era prettamente italiano, ad esempio, sotto casa mia esiste un paese che si chiama Cittiglia, una volta si chiamava Sti, è arrivato l'esercito italiano e il genio mi ha detto via, cambiare nome. Addirittura vicino al confine hanno cambiato i cognomi alle persone. Il cognome deve essere rigorosamente di apparenza italiana, che poi è apparenza, che la sostanza è che è fatta di segni, di cose, quindi, però deve essere rigorosamente, deve apparire tutto italiota, e quindi mi ha cancellato. Azio, che era Ask, è diventata Azio, e via. E quindi se voi pensate che Roma sia così imbecille da permettere la macro-regione, ma insomma, bisogna darsi da fare. La prossima catena umana, come hanno dimostrato i catalani, ricordo che io dopo il Po andai subito a Barcellona, in Catalogna, a fare una conferenza proprio su
la Padania, sull'indipendenza che mirava e sulla possibilità che aveva di vivere da solo senza farsi mantenere da nessuno. Noi, guarda, il tempo passa, ma le buone idee restano e fanno la loro andata al Po. Al Po è la catena umana che è avvenuta in Catalogna. Catalogna non è se Spagna, diceva. Era scritto fuori dal Po, quando entravi dal Po, a Barcellona. E noi la stessa cosa, Padaglio non è Italia, la stessa roba. Quindi, però prima gli stati, costruendo l'Europa, abbiamo costruito un sistema che gli garantiva, con un potere esterno forte. Gli stati sono furbi, sanno bene che lo Stato-Nazione è un'invenzione della Rivoluzione Francese, di Napoleone, questo c'è, e che sarebbe finito. Perfino Giovanni Agnelli aveva fatto fare un libro, le sue case editrici, in cui diceva, parlava della Padania, la macro-regione europea, che sarà la più forte macro-regione europea, diceva. Ebbene, guarda, ero in autostrada e vedevo la strada Padano Superiore, e arriva in Lombardia, va sotto Bergamo, va a Treviglia e continua come Padano Inferiore e Padano Superiore, e la Padania c'era già, e non è che l'abbiamo inventata, c'era, e per tanti anni gli imbroglioni della carta stampata, i giornalisti hanno scritto, Bossi, la Lega inventa la Padania, c'era, era che voi siete ciechi, non volevate vedere perché eravate pagati per non vedere, per essere ciechi. Però non c'è il minimo dubbio che quel che è avvenuto in Catalogna e quel che sta preparandosi per capitare in Scozia, non c'è dubbio che si deve far pensare. Qualcuno ha voluto che non si andasse più al Po, eccetera. Qualcuno anche a Venezia dice che non va bene andare. Io invece penso che sono tappe fondamentali. Qualcuno non si voleva che si venisse qui. Grave, ma no. Ma il gioco, le ampolle dell'acqua del Po sono un gioco, sono un rito che non serve. Invece no. Invece sono tutta storia. L'uomo non è fatto, non è una macchina calcolata, è anche una macchina calcolata, però ha anche un'anima, uno spirito che viene motivato da cose simboliche. Quindi i simboli servono e sono fondamentali. Chi non capisce queste cose non può, è logico che perda la lingua, le sue tradizioni, le sue storie, le sue leggende. Tutto fa parte di simboli, sono simboli che indicano l'identità, non è una cosa, è legata a questi simboli. E quindi pensare di cancellare le cose semplicemente perché risparmi un po', perché fai un po' meno fatica. Anch'io ieri non sono venuto, ho scoperto che non c'era nessuno, cosa vado lì a fare? Vado domani mattina, e sono partito stamattina alle 7:30, sono partito. Però voglio dire, noi dobbiamo impegnarci anche a mantenere i simboli. Se è inutile che si parla di identità, l'identità è legata ai simboli, cotta. E i simboli sono la lingua piemontese, la storia, le leggende piemontesi. Queste sono cose fondamentali. Proprio ieri sera sono rimasto a Varese, sono andato a un convegno, proprio su storie, leggende della Lombardia in quel caso. Se vuoi, l'esperto è il professor Giuseppe Reguzzoni, che è laureato in Germania e via via. Molto, molto preparati in materia, hanno presentato anche due bei volumi di storie e leggende in quel caso in Lombardia, Varese e Lombardia. Comunque è il segno che qualcuno comincia a capire
che non dobbiamo farci portare via troppe cose vuol dire farci portare via l'identità, e una volta che non hai più l'identità sei uno strumento passivo nelle mani di un potere centralista, del centralismo italiano che ti vuole schiacciare. Questo, se non si ha ben chiara coscienza delle cose, allora non si aiuta la battaglia, la gente, non si va verso la libertà, si resta a perdere tempo sotto schiacciati, inutile che piangi, ma Roma ci porta via, il governo ci porta via, cosa può fare questo governo? Un governo di sinistra, per di più, quindi non ama molto gli imprenditori, quindi delle imprese non ha buone idee, a mio parere. Io sono là in Parlamento, non vedo che escano buone idee. Un governo che è andato su per sistemare l'economia, invece nei prossimi giorni fa passare, è impegnato a far passare la legge per favorire l'omosessualità. Poi, se fosse possibile cancellare la Bossi-Fini, che è l'unica leggerissima barriera contro l'immigrazione incontrollata, la farebbe volentieri. Ma dove ha detto la ministra, di la verità, però io ho parlato in aula con Angelino Alfano, sono andato lì al banco a parlare, al banco del governo. Angelino, ma qui com'è? Che sui giornali c'è scritto che la ministra Chieng vorrebbe cancellare la Bossi-Fini, è l'unica barriera che c'è per controllare l'immigrazione. No, sono io il ministro dell'interno, appunto lo chiedo a te, io non mi sogno neppure lontanamente di cancellare la Bossi-Fini. Ci sono 1 milione e rotti di immigrati nel Nord Africa, salterebbero di qua in pochi giorni, sarebbe più. Noi, dico con chiarezza, a chi vuol sentire, a chi deve aprire le orecchie alla ragione, noi non abbiamo i posti di lavoro per noi, come facciamo a vedere, i posti di lavoro per altra gente, non li abbiamo. Quindi è impensabile che c'era la Bossi-Fini di aprire. Quando feci la Bossi-Fini già fu un miracolo farla, perché Fini mandò un magistrato a farla, che a un certo punto mi venne il dubbio che fosse favorevole a aprire il paese all'immigrazione, andai da Fini, ma guarda come è andato, uno che non vuole proprio frenare l'immigrazione, mi sa che lavora per me, ma sai, porta pazienza, i magistrati sono così. Comunque, visto che l'abbiamo fatta, almeno c'è quella roba lì, da lì ha potuto attaccarsi Maroni quando ha fatto qualcosa verso l'immigrazione. Da lì è semplice la legge, dice che per entrare qui bisogna avere un contratto di lavoro e per restare qui di avere un contratto di lavoro. Semmai io vedo troppi immigrati che non lavorano e quindi secondo la legge Bossi-Fini dovrebbero ritornare a casa loro. Quello che vedo io è questo. È il contrario di quel che voglio fare. La King addirittura propone lo ius soli, perché dice che qualunque bambino nasca qui automaticamente avrà la cittadinanza italiana, ma non facciamo come gli altri paesi in Europa, visto che ci professiamo europei. Non c'è nessun paese europeo che abbia in vigore una legge come lo ius soli. Fu in vigore durante la rivoluzione francese in Francia, però poi Napoleone si accorse che gli immigrati non combattevano volentieri sotto la bandiera della Francia, quindi cancellò anche la legge. Quindi prese atto con un uomo pratico, un generale che doveva fare la guerra, che voleva gente che sicuramente amasse la bandiera della Francia e combattesse. Allora per un attimo ci fu lo ius soli, poi non c'è. Di solito tu devi restare lì senza soluzione di continuità fino alla maggiore età, dopodiché puoi chiedere allo Stato che ti ospita la cittadinanza, ed è più che giusto, perché cosa fai? Vediamo cosa serve della cittadinanza a un bambino, che serve che uno abbia fatto le nostre scuole, si sia integrato, parli la nostra lingua, eccetera, allora forse potrei dire ti diamo la cittadinanza. Mi
sembra questo un po' in tutti i paesi europei, nessuno dà la cittadinanza appena uno nasce. E poi non solo, a meno che uno sia figlio di italiani, eccetera. Però lì la Chiesa logicamente immagina di far arrivare le truppe cammellate. Noi invece sappiamo che dobbiamo difendere la nostra gente, la nostra terra. Lo so che poi c'è anche un mondo, i globalizzatori dicono, ma gli uomini valgono solo per quel che consumano o per quel che producono, no? Gli uomini valgono perché sono uomini, per la loro storia. Quindi è diverso, è diverso. Sappiamo che ci sono anche questi problemi, ma noi la mano che possiamo dare a voi, alla Padania, ai nostri poi anche all'Europa, è partecipare alla creazione di una legge in Europa, un milione di firme, cosa. Se vuoi, io in macchina, se poi ho già lì, diciamo, il modulo di chi sta già raccogliendo quello, un milione di firme. E da quel milione di firme, per ottenere una legge europea che preveda la possibilità dei popoli che la vogliono del ricorso all'autodeterminazione. E quindi, se si vuole che cosa cambia, oppure qui siamo in montagna, chissà quanti partigiani ci sono stati su questa montagna, possiamo ritornare a fare i partigiani noi, eh? Cosa dici? Così non parlate più, così non parlate più di posti, di sedie, di poltrone, andiamo qui a correre, eh? No, me lo dico su te, perché tu pensi che l'Europa prima o dopo i popoli uniti si farà schiacciare ancora a lungo dagli stati, nazione, centralisti? No, siamo arrivati al 2, c'è tutto il Belgio, c'è la Catalogna, ci sono i Paesi Baschi, c'è la Scozia, sembrano quattro gatti, invece gli uomini se la sono cavata, non sono diventate semplicemente le macchine da consumo, da produzione. Nonostante la globalizzazione, gli uomini sono fatti di spirito e non, con lo spirito non riescono a cacciarglielo via, restano uomini nonostante tutto. Noi siamo qui perché siamo uomini e dobbiamo credere che sia possibile in una democrazia ottenere la propria libertà, ottenere di contare di più, di poter a casa propria riuscire a fare, a vivere come vogliamo noi, secondo le scelte che facciamo noi, non secondo le scelte che ci vengono imposte. Queste cose, semplicemente per questo, è un diritto dell'uomo. Noi dobbiamo pensare all'uomo, nonostante tutto, nonostante la globalizzazione, nonostante lo schiacciamento degli stati-nazione, l'uomo resta uomo. E gli uomini si sentono le voci che si richiamano in tutta Europa. Voci. A Catalogna ci hanno mandato l'altro giorno, sono arrivati in poco tempo, si sono presentati in aula i parlamentari della Lega, sulla maglietta che è su adesso Calderoni, e sono arrivati in poco tempo 15.000 telegrammi, telefonate e telegrammi dalla Catalogna che ci ringraziava. I popoli si stanno unendo contro la canaglia centralista, ci stanno unendo, canaglia, poi vedremo, alla fine vincono gli uomini, non vincono le macchine, vincono gli uomini, poi gli uomini nella parte spirituale hanno anche il coraggio, hanno anche la disponibilità a mettersi in gioco, anche a combattere, a lottare per la loro libertà, non vincono le macchine, non vincono i cani da guardia del sistema, perderanno, vinceranno gli uomini. Grazie fratelli Padari. Vediamo se c'è ancora posto. L'uomo che più di ogni altro ci sta sempre vicino da Milano, il nostro senatore Roberto Calderoli, un grande applauso, un grande amico di Cuneo, della Granda.
Grazie, ciao a tutti. Oggi vi deluderò, non parlo di immigrazione quest'oggi, eh. Oggi non fa freccia. La vedete? Oggi invece faccio lo storico, perché bisogna partire dalla storia per sapere poi dove vogliamo andare, perché sembra che sennò ci stiamo trovati in centro a Torino. Ecco, mi raccomando, ricordatevi che c'aveva la manifestazione a ottobre contro l'immigrazione. Siamo al Monviso, non siamo mica qui a caso, siamo venuti perché io mi ricordo quello che è accaduto qua e sono 17 anni che ci torno. E quindi lo ricordo per i giovani, perché tanti di quelli che oggi magari gridano secessione non l'hanno vissuta quello che abbiamo vissuto noi in quei tre giorni 17 anni fa. Siamo venuti a prendere l'acqua, cioè qualcuno ci ha anche preso in giro dicendo che facevamo le cerimonie per santificare l'acqua del Po. L'acqua del Po è santa perché ha reso fertile e feconda tutta la Valle Padana e tutte le valli che vi si aggettano. E poi la discesa lungo il fiume, quella catena umana che ha visto 4 milioni e mezzo di persone. C'è venuta mia mamma che aveva 80 anni, le mie sorelle, c'erano delle persone normali che ci credevano. Magari fossero stati 4 milioni e mezzo di donne, avremmo già vinto. Poi siamo andati a Venezia a fare un giuramento. Qualcuno, come ha detto il capo prima, ha detto che siamo andati a fare del cinema. Abbiamo fatto del cinema, sì, glielo diamo noi il cinema. Io ricordo il giorno dopo che mi ha preso in cortile Bossi e mi fa: i servizi dicono che tu avevi le macchine piene di armi e stavano per arrestare te e noi tutti. Però allora c'era ministro degli interni, quello che oggi presidente della Repubblica, presidente del Consiglio, che ha trasformato la nostra Repubblica in una Repubblica presidenziale oppure quasi monarchica, perché succede a se stesso. E però sono stati furbi, se ci avessero arrestato, soprattutto se avessero arrestato lui e ci avevano proprio tanta voglia, perché è arrivato proprio davanti alla porta della cella quella volta, non l'hanno fatto perché avrebbero fatto il martire e allora sarebbe partita veramente la rivoluzione. Cosa hanno fatto? La solita tecnica: fai passare due giorni e poi ti mando Papalia alla sede della Lega, e con la forza vollero cercare di perquisirla. Allora non c'erano né i colletti bianchi né le cravatte, e al posto che fargli trovare gli avvocati ci siamo andati un sacco di legnati reciprocamente. Però alla fine quello che è importante fu che anche la Corte Costituzionale dichiarò che quella perquisizione era illegittima e avevamo ragione noi. Io credo che quel periodo, e vi dico per dire alla capanna, furono anni formidabili, fu veramente un periodo bellissimo per quel che mi riguarda, anche se ogni due per tre mi portavano via le forze dell'ordine oppure andavo a finire in ospedale. Però io sono orgoglioso, l'ho detto ieri sera, come bergamasco, è perché allora ero più giovane e non so, tra quelle che davo e che prendevo, il bilancio era abbastanza positivo. Maroni, poveretto, era più mingerlino, è andato in ospedale quella volta lì, eh. E quello che sono riuscito a fare a Bergamo, e se dovessi dirlo oggi ai nostri giovani, io ho occupato con la forza la prefettura di Bergamo, che era il simbolo del potere centrale sul territorio. Ma abbiamo fatto trovare la celere, tipo curva nord dell'Atalanta, e ho detto: fra il cancello, fra la celere, mi sa che stavolta ne vado a prendere su tante. Avevamo un assessore che parcheggiava la macchina nei sotterranei, sono entrato dai sotterranei e ho preso la celere alle spalle e abbiamo occupato la prefettura. Anche lì prima chiamare il ministro degli interni, poi il presidente della Repubblica, hanno detto: o ti levi dalle scatole entro due ore
o ti facciamo arrestare e siccome è una parte protetta ci difendiamo con le armi. Siamo rimasti lì a fare campeggio fino a metà della notte e poi ce ne siamo andati, ma il segno noi in quella prefettura l'abbiamo lasciato e non so se il prefetto l'ha cambiato o no. E tutte le volte che c'era in giro il presidente della Repubblica, poveretto Deslandage, però era una cosina che non c'era una grande simpatia col vostro corregionale Scalfarotto. Ogni volta che veniva io gli facevo su un casino dappertutto e due, tre, quattro, poi l'han capita. Una volta a Brescia mi hanno isolato dal resto della manifestazione e me ne andate tante, 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 che mi sono risvegliato in ospedale da quello che... Mi ha telefonato lui, che era su in Valtrompia, e mi fa, bravo, 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 però non è passato neanche a trovarmi, era lì vicino, eh. E non lo dimenticherò mai Umberto questo, eh. Neanche i caduti rispetti. Poi ogni tanto, dopo mi è capitato a Reggio Emilia, dove abbiamo fatto, facevamo proprio delle stupidate bestiali, abbiamo fatto il funerale alla statua di Garibaldi con tanto di corona da mettere sopra. Solo che i centri sociali sapevano che c'era la nostra manifestazione, hanno occupato prima la piazza. E loro ho detto, ragazzi miei, bisogna vedere chi resta in piedi e chi si prende la piazza. E abbiamo fatto lo scontro per conquistare la piazza. Io sono riuscito a arrivare da Garibaldi e a salire sulla statua e dovevo mettere sopra la corona per festeggiare il suo decesso. Cazzo, un ragazzo mi tira la corona da loro, ho detto sono piante. Non sapevo che dentro c'era una croce di legno che la teneva stesa, l'ho presa qua in fronte, dopodiché sono andato giù come un cacco maturo dalla pianta e sono andato per terra. A quel punto lì hanno caricato le forze dell'ordine per disperdere l'assembramento, per cui fra centri sociali, carabinieri e celere c'avevo i segni degli anfibi dappertutto perché mi sono passati tutti sopra. Però io vorrei vedere quel calore, quella gagliardezza addosso ai nostri che allora c'era, perché c'erano questi giovani che sarebbero venuti veramente nel fuoco. E quando siamo andati a Roma, allora con il Nerone Express, abbiamo portato 100.000 persone in Piazza del Popolo e sono stato orgoglioso di aver visto 100.000 persone che vanno e vengono, non c'era in giro un pezzetto di carta. Abbiamo insegnato ai romani qual è l'educazione che c'è a casa nostra. E finita la manifestazione, con Bossi siamo andati dal segretario generale del Presidente della Repubblica la sera a dargli una lettera in cui lo si diffidava da rendere schiavi e trattare come schiavi il popolo padano. E ci hanno ricevuto al Quirinale. E quelli è il segno che avevano avuto paura, lo Stato stava per cedere. E lì abbiamo commesso l'errore più grande di non andare fino in fondo, perché veramente quella volta ce l'avevamo a portata di mano. Non fu una cosa non ragionata, ma era anche per il voler bene ai fratelli padani, perché l'avevamo capito che a breve qualcuno si sarebbe fatto male sul serio. E quando c'è quel rischio è il dovere di tentarle tutte. Abbiamo fatto l'errore di pensare di cambiare le cose andando al governo. E vi devo dire, rispetto a quelli che sostengono la Lega non ha fatto niente, che ci siamo fatti un culo così quando siamo stati al governo. Perché nessuno può ricordare, lo riscopriremo nei libri di storia, i giornali l'hanno fatto sparire. Noi siamo riusciti a fare una riforma con Bossi che ha cambiato 53 articoli della Costituzione, che la riduzione del numero dei parlamentari, la riduzione dei costi della politica, tutto quello che oggi gli altri chiedono era stato già approvato 4 volte dal Parlamento. Certo che poi dopo è chiaro che se tu fai votare un referendum dove per i 2/3 sono quelli che avrebbero dovuto smettere di fare i lazzaroni, dovevano iniziare a lavorare perché noi eravamo stufi di mantenerli, ci hanno votato contro. Testoni siamo andati avanti,
Abbiamo realizzato il federalismo fiscale. Per la prima volta si sono introdotti costi standard, un modello che oggi ci copiano in tutta Europa e dicono tutti è l'unico strumento con cui tagliare gli sprechi e tutto il resto, messi nel cassetto da Monti. Dopo queste esperienze, di cui io non rinnego niente, io non so chi è che può pensare, quando la prima volta siamo andati al governo avevamo il 3,99%, l'altra volta il 8%, va bene, ma non erano abbastanza per poter influenzare tutto il governo, ma qualcosa l'abbiamo portato a casa. Ma quando ripenso allora, in questi giorni sono venuti a chiedermi i voti dei nostri senatori per un possibile governo che non fosse più quello sostenuto dal PDL se Berlusconi dovesse arrivare fino in fondo, e mi viene da ridere quando leggi sui giornali, ma nessuno sta pensando a un altro governo, il governo è stabile, va avanti così, ma se sta così bene il governo perché sono venuti a chiedere i nostri 18 voti? Gli ho detto, ma sì, datemi il Presidente del Consiglio, e quindi va bene, qualche ministro importante, ho detto, ma vaccia pairat, noi i nostri voti non ve li diamo, perché mi ci vedete in un Consiglio dei Ministri in fianco alla Chieng? Con tutto rispetto, per l'amor del cielo, io quello che non è, io non l'accetto più, non ci casco più, primo perché sarebbe stato un tradimento del nostro elettorato, dei nostri militanti, ma perché poi non ci credo più io, non ci credo, e quando devo pensare a una soluzione per uscire da questo problema, io sono convinto, convintissimo che tutto quello che può venire solo dal basso. Non ci sono santi. E quando qualcuno ha detto mandate su a prendere l'acqua, perché non torniamo a Venezia, tutte queste cose qua, tutti hanno un motivo e una ragione di esistere in quel momento storico. E quello che noi è sfuggito, che mi spiace di più, non è tanto in termini elettorali, la politica va su, va giù, coi voti vanno, poi tornano, è il fatto che eravamo riusciti a mettere un sentimento dentro il cuore della gente che sentiva anche quello che non votava la Lega. Quello bisogna riconoscere di merito a Bossi, è riuscito a far diventare un'esigenza di pochi all'inizio, l'esigenza di tanti. Quando c'era il Parlamento del Nord e c'erano i comunisti padani, i verdi padani, cioè non c'era più il destra e la sinistra, c'erano i padani con persone che sentivano in maniera diversa rispetto alle varie esigenze, ma prima di tutto erano padani. E quello che non riesco in questi giorni, si vedrà cosa succede rispetto a Berlusconi, a me francamente Berlusconi, guardate, alla fine è simpatico, non so cosa dirvi, non mi importa niente di tutte le varie cose che gli stanno tirando fuori adesso, io gli do una colpa gigantesca per quello che mi riguarda, l'aver usato le sue televisioni commerciali per omologarci tutti. Quando, cioè, se io vedo come vanno in giro vestite, o meglio svestite, le ragazzine di 14-15 anni perché c'è la De Filippi che gli fa vedere dei modelli che dove diavolo li vedono, o quelli con la cresta alla Balotelli, io dico, ma se ti sono sempre piaciuto Balotelli o le ragazzine? Quello non glielo perdonerò mai, però io credo. Non dirmi che sei anche tu come Tosa. Chi è che c'ha? Bossi in panchina, fuori, mandiamolo a fare le docce, no, lo tiriamo fuori dal campo, se inizi così. Quello che io credo che in questo momento veramente possa accadere di tutto. La crisi è una cosa che nessuno si sarebbe mai augurato, perché adesso la sentono veramente tutti, è una cosa che stringe il cuore vedere gli operai dell'Ilva che hanno ricevuto quella lettera e quello che sarà il futuro che bisognerà affrontare per risolvere questo problema. Però quando la gente stava troppo bene,
le rivoluzioni non si sono mai fatte. Quando inizia a piangere il piatto, allora le rivoluzioni partono e partono spontaneamente. Quindi domenica abbiamo la nostra assemblea federale. Io sono convinto che quella raccolta di firme che adesso io farei attraverso una petizione, io credo che oggi noi dobbiamo mandare da oggi l'ultimatum allo Stato italiano. Oggi te lo chiediamo con le buone, raccogliamo le firme. Se c'è bisogno di fare la catena umana, avremo poi nominativi per trovare le persone che si stringano la mano per dimostrare quella cosa lì. Iniziamo oggi a raccoglierle e poi le raccogliamo dappertutto. Poi gliele mandiamo e diciamo: noi vogliamo questo, questo, questo. Ce lo date? Bene. Se no, ci sono i fuochi d'artificio. Non ci sono cazzi. Alla fine, per quello che la nostra esperienza, si sono sempre dimostrati dei gran vigliacchi e poi alla fine molleranno. Però bisogna fargliela sentire forte, la pressione sul collo, su tutto. Una cosa è certa, noi là saremo solo dei sabotatori. Qualunque governo, qualunque cosa passi, siamo là per sabotarli. E gli abbiamo dimostrato proprio settimana scorsa che, e devo dire che abbiamo fatto una bella selezione di classe dirigente, perché con 16 senatori siamo riusciti a far passare finalmente la mozione perché si interrompa quella cosa demenziale delle macchinette che stanno svuotando le tasche delle famiglie e dappertutto. Oggi venendo in su ne ho trovate all'autogrill, persino in autostrada qui ce l'avete, a piscina mi sembra che sia il posto. Ma stiamo scherzando? Non si arriva alla fine del mese e poi si mangiano tutte ste macchinette? Ma tutti da destra e da sinistra, la Chiesa, bisogna fermarli. Dopo che hanno votato, è l'unica che è stata votata complessivamente da tutti, ci hanno detto: ci siamo sbagliati. Allora le cose sono o bianche o nere. O siete a favore del gioco d'azzardo, noi siamo contro, e quelle cose lì non possono essere usate per mantenere uno Stato che non sta in piedi. Perché se c'è bisogno del gioco per far vivere uno Stato, quel gioco, lo Stato lì deve andarsene a casa, perché ha finito le pile e tutto il resto. Ragazzi, adesso le ura, perché Bruno mi diceva prima: se scuoce la polenta diventa più dura o diventa più molle? Ragazzi, quello che è importante, e da qui può partire quell'energia, perché a me il Monviso funziona più del Viagra, che dobbiamo tornare a casa avendocelo duro, non come la polenta. Viva la Padania! Viva!